La migliore della serie Head Extreme. Caratteristiche e recensione della Head Extreme Motion. La pala con cui gioca la numero uno al mondo, Paula Osemaria. Alvin. Partiamo subito da dire che... tu avevi detto che la Head Extreme Pro era la tua racchetta numero uno in assoluto. E lo rimane. Lo rimane, e io ti dico invece che la Head Extreme Pro non è stata la mia racchetta numero uno in assoluto, ma dico che questa qui della serie Extreme è la migliore. E noi le abbiamo provate tutte, One, Pro ed Elite, ma la numero uno è la Motion per rapporto qualità-prezzo e performance in campo. Beh, allora, se rapporti qualità-prezzo, allora ti dico di sì. Beh, anche la Extreme Pro è in offerta durante la settimana del Black Friday a 180 euro, quindi anche lì qualità-prezzo ottima. Questa nella settimana del Black Friday sta, parliamo subito del prezzo, a 129 euro su Padel Market col codice sconto Padel Review, ma mentre vi stiamo facendo il video è già sold out. Di solito, non nella settimana del Black Friday, era sui 160, tra i 150 e i 160 euro costava, e resta comunque un grandissimo prezzo per questa racchetta. Partiamo dalle caratteristiche adesso, abbiamo detto il prezzo, best buy assoluto. Assoluto, sì. A 129 euro dovreste comprarne almeno 10. Comunque, partiamo dalle caratteristiche. Classica forma a diamante, gomma, la classica sempre Power Foam, facce ruvide con la tecnologia Extreme Spin che è stata lanciata sulla serie Extreme e devo dire che regala degli effetti incredibili come in tutte quante le altre racchette che abbiamo recensito della serie Extreme, tranne la Elite che è invece liscia. Peso e bilanciamento, Alvin. La Motion ha un peso base di 360 grammi con la solita tolleranza di più o meno 10 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 365 grammi e ha un bilanciamento a 27.6 ed è in range con quello che dichiara Head per questa racchetta che è di 26.8 con la tolleranza di più o meno un centimetro. Quindi siamo in range e devo dire che ci è arrivata un po' bilanciata in alto, però comunque perfettamente in range, e questo bilanciamento in alto lo si sente e facilita molto soprattutto gli smash. Sì, e poi possiamo già dirlo, non la rende una racchetta ideale per le donne. Esatto, poi lo diremo dopo nel livello, questa racchetta per quanto sia la racchetta di Paola Osemaria non la indichiamo ad un pubblico femminile, perché a meno che non abbiate il braccio di Paulita Dinamita, altrimenti è davvero un pochino difficile da gestire. Altra caratteristica della racchetta, il classico soft butt cap, presa morbida, confortevole, soprattutto ottima per le vibrazioni e per il polso, però rispetto alla Pro l'ho trovato più piccolino e più scivoloso, quindi un po' meno comodo, e forse un overgrip in questo caso sarebbe meglio metterlo. Sì, l'ho trovato anche meno gommoso. Sì, anche qui è vero, è meno gommoso della Pro, almeno al nostro tatto. Il laccetto è il classico di Head con il cordino che a me piace tantissimo. La racchetta, come piace ad Alvin e come in tutte le serie Extreme, ha un comodo protettore per proteggerla dagli urti, il che, come abbiamo sempre detto, non è mai male. Invece che mettere magari un protettore che non è mai una cosa troppo semplice, averlo già montato è il grande plus e noi diciamo grazie a Head. La racchetta, come tutte le racchette Head, incorpora anche la tecnologia Auxetic. Parliamo ora del livello, subito il livello. Abbiamo detto il prezzo all'inizio, caratteristica, adesso livello? Beh, direi intermedio. Da intermedio in su, in cerca di una racchetta polivalente e potente, perché questa racchetta è davvero molto potente e mi ha sorpreso in potenza. Io quando ho recensito le Delta, Alvin, noi non facevamo ancora le recensioni insieme. Non eravamo amici. Eravamo amici ma non facevamo ancora le recensioni insieme. Io ho amato la Delta Pro. Poi ho usato subito dopo la Delta Motion e non mi ci sono proprio trovato. Ho detto, ma questa è una racchetta un po' insulsa. Al contrario di questa, invece, che abbiamo provato, ed ho provato prima la Extreme Pro, che mi è piaciuta ma non mi ha fatto dire wow. Poi ho usato la Extreme Motion e ho detto, cavoli, che bella racchetta. Cioè, questa è la racchetta che io prenderei della serie Extreme. Però, possiamo dirlo, assomigliano abbastanza. Sì, si assomigliano. Diciamo che Extreme Motion e Extreme Pro sono racchette simili nelle caratteristiche. Cambia il peso base ed il bilanciamento. Questa pesa 360 grammi di base con la solida tolleranza, come ha detto Alvin, mentre la Pro 370 grammi. Il bilanciamento a questa è 26,8, mentre della Pro è 27,2. Esatto.
4 mm più in alto. A noi ci è arrivata 27,6 che è 4 mm ancora più in alto dell'Extreme Pro. Comunque è una racchetta che a me ha davvero entusiasmato. Parliamo da fondo campo. Non è tra le racchette più maneggevoli per via di questo bilanciamento alto, però è una racchetta che si muove assolutamente bene. La racchetta ha un impatto consistente ma non difficile, l'uscita di palla è incredibile grazie alla combinazione sui piatti di fibra di vetro e fibra di carbonio, abbiamo dimenticato di dirlo prima nelle caratteristiche, la stessa fibra di vetro e carbonio che abbiamo trovato anche sulla Extreme Pro, quindi questo facilita sicuramente l'uscita di palla, ma questa rispetto alla Pro l'ho trovata anche di maggior controllo, non so, forse il peso inferiore, però l'ho trovata più facile anche nel controllare la pallina. Nella Pro scappava un pochino troppo. Che dici, Alvin? Sì, la Pro tra virgolette è un po' più ignorante, diciamo, passiamoci il termine. Questa è un po' più facile. E quindi sì, controllo maggior controllo, ma comunque la giusta dose di potenza. Il punto dolce per essere una racchetta diamante è buono, è spostato ovviamente verso l'alto, come anche nella Pro. Però da fondo campo si muove davvero abbastanza bene, come detto non è la tra le più maneggevoli, però non è una racchetta difficile. Il punto dolce, l'uscita di palla gratuita importante, sicuramente aiutano anche nelle situazioni di difficoltà, ama comunque il colpo steso, secco, e davvero una bella racchetta da fondo campo. Ma adesso parliamo della Head Extreme Motion a rete, Alvin, è il tuo momento. Hai anche la maglietta quasi lo stesso colore, quindi... A rete, come la sorella maggiore, penso sia il suo habitat, a rete, al volo, palle così secche, così dure, col piatto misto, come diceva Emiliano, trova proprio il suo punto di forza, secondo me, quindi volo, rete, soprattutto nel ritmo blando, perché comunque il ritmo veloce sempre, secondo me, ci vuole un pochino il braccio, perché infatti a livello intermedio sì, però a un ritmo veloce, secondo me, è già, stiamo parlando di un livello avanzato, è una palla impegnativa, meno della sorella maggiore, ma comunque è una palla che ti dà tanta soddisfazione, quindi potenza, buon controllo, quando ti tiro un forte, racchetta solidissima. L'ho trovata un pelino più scarica della Extreme, adesso non mi guardi male, però della Extreme Pro, però ho trovato anche un pochino di meno errori su questa, quindi ho rischiato, diciamo, un pochino meno con questa racchetta. Gli effetti? Gli effetti, secondo me, sono uguali, identici alla Extreme Pro, quindi buonissimi. Sai che ho giocato a Roma con dei ragazzi e ho fatto un sacco di punti dopo la prima volée, cioè di dritto, e il mio compagno mi ha detto sto studiando la tua volée dalla prima che hai fatta. Ho fatto, sei sicuro? Ma steccavi? No, erano tutti quanti belli impatti con la palla che rimane sempre bassissima. La prima volée di dritto è proprio il mio colpo, quando mi entra non la tiro sotto la rete, però questo per dire che gli effetti con la tecnologia Extreme Spin sono davvero di grandissima qualità. Il rischio sulla volée di fare anche il vincente salgono. Comunque. Il rischio, cioè il piacere. Il piacere, il rischio tra virgole. De Hada, ottimo controllo, forse anche meglio dell'Extreme Pro sulla De Hada. Quindi adesso dobbiamo rifare la classifica? No, non entra nella top 3? No. Ma è molto simile, quindi no, diciamo che io rimango su quella, sul cannone. Dall'alto. Guarda, mi ha impressionato negli smash piatti, sempre un'altra partita che ho fatto a Roma la settimana scorsa, smash lungo linea piatti avrò fatto 15 punti, cioè è una racchetta che ha una potenza che quasi non ti aspetti, perché io mi ricordavo appunto la Delta Motion che era un po' più scarica della Delta Pro, e invece questa qua mi ha impressionato, la pallina viaggia tantissimo, anche quando si cerca il per 3 la palla va, gira, ottimo anche nel kick, vibore tese, cioè una racchetta davvero bella, è una racchetta dove dall'alto si fa davvero male, non la posso definire un cannone, però è una racchetta potente. E quindi per chi cerca potenza, ma anche polivalenza, perché comunque la palla si può lavorare bene, quindi sia destra che sinistra, a 130 euro se la trovate disponibile durante il Black Friday, o comunque a 150-160 euro, prendetela perché è una gran palla. Eh sì, perché poi ti dà tante variazioni di colpo, secondo me, quindi è una palla che ti può dare... Pala. Racchetta. Racchetta, è meglio. È una racchetta che ti dà tante possibilità di colpi, secondo me. Esatto, dall'alto puoi giocare come vuoi, bandeca, kick per 3, smash piatto, risponde sempre presente e ripeto, risponde anche tanto potente. Sì,
È il momento di dare i voti alla Ed Extreme Motion, la pala di Paola Osemaria, con il sistema da 1 a 5 che ha ricevuto più elogi che critiche dopo le prime due che abbiamo pubblicato. Abbiamo già girato anche una terza che forse adesso che vedete il video è già online, che è la Bull Paddle di Nenno. Devo ringraziare però Mario Scognamiglio, gliel'avevo promesso, che è colui che ci ha dato l'idea di dare i voti da 1 a 5. Esatto. Quindi, voti alla Ed Extreme Motion. Potenza 4. Controllo 3. Uscita di palla 3 e mezzo. Maneggevolezza 3. Punto dolce 3. Abbiamo dato i voti alla Ed Extreme Motion, la pala di Paola Osemaria. È il momento di salutarci, ma prima di salutarci, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, attivate la campanellina e commentate la domanda di Emiliano. Qual è la vostra Ed Extreme preferita? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.